Dottoressa Bassignana, lei sarà il riferimento dello sportello in provincia antidiscriminazioni. Come si contrastano le discriminazioni? Le discriminazioni si contrastano, secondo me, con un'educazione e una formazione. Un cittadino educato alla non discriminazione sarà un cittadino che potrà portare avanti un discorso di civiltà, perché la discriminazione significa che io metto una persona che ha una caratteristica particolare in disparte. E questo noi lo ritroviamo nel mondo del lavoro. Se noi pensiamo che ancora oggi noi abbiamo un gap retributivo tra uomini e donne che in alcuni paesi dell'Unione Europea si attesta al 40%, se noi pensiamo al mobbing, se noi pensiamo alle violenze, se noi pensiamo alla non attuazione degli strumenti di conciliazione, tutti questi elementi che riguardano il mondo del lavoro, ma non solo, io penso alla salute di genere, penso all'istruzione, alla formazione. Sono tutti ambiti nei quali noi ritroviamo quelle che sono le sei discriminazioni. Quindi la discriminazione si basa sul genere, ma che si basa sull'età, che si basa sull'orientamento sessuale, che si basa sull'appartenenza ad un'etnia rispetto a un'altra. E poi c'è il grosso problema sicuramente legato alle disabilità. La disabilità è un altro aspetto sicuramente che viene maggiormente toccato dalla discriminazione. Quindi tutti questi elementi faranno parte di questo nodo. Attraverso che cosa? Attraverso un tavolo tecnico che lavorerà per gruppi di lavoro e si muoverà soprattutto sulla formazione e sull'informazione. Ovviamente anche l'associazione, non solo la singola persona, può portare al tavolo della consigliera la discriminazione subita direttamente, ma anche un'associazione, un ente che viene a conoscenza di una discriminazione lo può portare sul tavolo della consigliera, che si muoverà attraverso il nodo.